Ecco. Allora, Peppe, siamo di fronte alla gru dove si sono barricati due dei vostri esponenti, giusto? Ci vuoi spiegare esattamente la protesta, in che cosa consiste, quante persone sono lassù sulla gru e qual è il loro obiettivo? Allora, si sono arrampicati su questa gru come atto anche di disperazione, vista la totale assenza delle istituzioni e la mancanza di risposta alle nostre richieste. Sono andati stamattina, subito ci hanno comunicato questa iniziativa e noi come movimento siamo andati a sostenerla. Dopodiché, l'obiettivo è quello di non scendere fin quando non ci sarà un incontro con le istituzioni. Ma sono due persone. Sono due disoccupati del movimento Disoccupati Flegreo. Siamo con Peppe del Movimento Disoccupati Flegrei, una manifestazione spettacolare ma al tempo stesso drammatica. Come mai questa scelta, Peppe? Perché dopo 20 anni veramente non se ne può più. La variante di piano regolatore è stata approvata nel 1996 e prevedeva uno sviluppo e una riqualificazione della zona flegrea che a distanza di quasi 20 anni dalla chiusura dell'Italsider ancora resta, giace nel nulla. Noi, come Movimento Disoccupati Flegreo, che siamo nati all'inizio del 2012, abbiamo sin dai nostri primi passi chiesto che le istituzioni finalmente si facessero carico di gestire in maniera trasparente l'operazione di riqualificazione urbanistica. Ad oggi abbiamo ancora delle spiagge inquinate, un enorme deserto rappresentato da quella che è la più grande area deindustrializzata d'Europa, che non vede fine. Ancora non sappiamo a che punto è la bonifica, ancora continuano a farsi le campagne elettorali, un ultimo De Magistris, cioè prendendo Bagnoli come punto di riferimento della propria demagogia elettorale e dopo mesi o anni di governo, che sia di centrodestra, di centrosinistra, dall'Ajerbolino a Bassolino ad arrivare adesso a De Magistris, continuiamo ad assistere allo stesso identico deserto. Si parlava del polo tecnologico dell'ambiente, noi oggi sappiamo che neanche gli stessi amministratori sanno cos'è il polo tecnologico dell'ambiente. Chi vive a Bagnoli conosce bene cos'è Bagnoli e conosce bene anche quali erano i piani che loro si sono spacciati per anni. Ogni proposta che viene fatta dopo pochi mesi viene sistematicamente abbandonata. Lo stesso vale per la raccolta differenziata, che a Bagnoli va avanti a macchia di leopardo, ma che a Fuorigrotta non è mai partita. Questo in barba alle promesse di De Magistris. Lo stesso vale per l'assegnazione della spiaggia pubblica. Lo stesso soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione di spazi sociali in un quartiere che oramai sta diventando, diciamo, sempre più simile ad un dormitorio, fatta eccezione per i locali che speculano e che non dovrebbero stare neanche all'interno della linea di costa, perché, come ho detto all'inizio, la variante di piano prevedeva il ripristino della linea di costa e quindi la chiusura di tutti i locali notturni che fanno solo profitto sulle spalle del nostro territorio. Noi chiediamo un tavolo interistituzionale che faccia veramente luce, evitando quindi il solito scaricabarile tra comune, provincia e regione, su quelle che saranno le sorti del nostro territorio, non fra altri 20 anni però, a partire da ora. A che stato è la bonifica? Che fine hanno fatto tutti i progetti che erano stati illustrati sia nella variante di piano e soprattutto all'interno del PUA del 2003? Che fine ha fatto il Parco dello Sport? È pieno di amianto. Nel caso in cui sia pieno di amianto c'è bisogno di bonifica. La messa in sicurezza del costone di Posillipo, se ne è parlato per tanto tempo, non se ne sa più niente. Qui ci sono migliaia e migliaia di disoccupati che chiedono soltanto la soddisfazione di un proprio bisogno elementare, ovvero di un lavoro che non sia il lavoro nero, perché è il lavoro sottopagato e super sfruttato, perché quello ce lo sappiamo trovare già da soli, non mancano, diciamo, offerte di lavoro al nero o per 5 euro l'ora. Noi chiediamo che di fronte ad una crisi generale che sta attanagliando l'Italia e tutta l'Europa, le istituzioni, soprattutto quelle che si dichiarano per la democrazia partecipativa illuminate o a fianco dei cittadini, facciano veramente qualcosa a sostegno dell'emergenza, per fronteggiare l'emergenza lavoro. Se non hanno proposte di lavoro, allora la richiesta che facciamo noi, l'essere disoccupati non dipende da noi, non vogliamo essere disoccupati. Se non avete lavoro da offrirci e progetti di sviluppo da offrirci, noi chiediamo un salario garantito, perché lavoro o non lavoro, vogliamo campare.